Salve fratelli e sorelle bianconeri, voglio spiegarvi in questo video perché Ronaldo al 99,9% non giocherà la sfida contro Messi, la sfida che abbiamo aspettato tutti, quella contro il Barcellona, il duello Messi-Ronaldo, perché non ci sarà, molto probabilmente. Ragazzi, il protocollo UEFA è diverso da quello italiano. Nel campionato italiano basta essere negativi il giorno prima della partita, poi andare tranquillamente a disputare l'incontro in questione. Per l'UEFA è diverso. Per l'UEFA devi avere un tampone negativo, devi essere guarito 7 giorni prima del match, comunicarlo 7 giorni prima del match in questione. Dunque, facciamo i conti alla mano. Ci sono 14 giorni da oggi a Juve Barcellona, giusto? Da ieri, dalla positività di Ronaldo, sono 15 giorni. Allora, Ronaldo dovrebbe risultare negativo all'ottavo giorno, settimo, ottavo giorno, per avere i 7 giorni precisi prima dell'inizio di Juve Barcellona. Ragazzi, c'è stato un solo calciatore che ha smaltito il Covid, che è stato negativo dopo 7 giorni. Keita, ebbene sì, solo Keita. Persino Ibrahimovic, che è stato tra quelli che l'ha smaltito prima, ci ha messo 2 settimane. Mediamente sono 15-20 giorni per avere il tampone negativo. Ibrahimovic, diciamo, ce ne ha messi 15. Keita, l'unico che ce ne ha messi 7. Ronaldo dovrà cercare di battere questo ennesimo record, ma è molto difficile, ragazzi. Peraltro in Portogallo la quarantena non è 10 giorni come in Italia, mi pare che sia qualcosa in più, però ripeto, Ronaldo dovrebbe avere il tampone negativo al settimo giorno, cioè 7 giorni prima di Juve Barcellona. Mi sembra abbastanza fantascientifico, ragazzi. Per quanto sia Superman Ronaldo, smaltirlo in 7 giorni, poi ripeto, tutto è possibile, però ragazzi, così è. Bisogna andare avanti, l'abbiamo detto mille volte, in mille salse, bisogna andare avanti. Questo campionato, molti dicono sarà falsato, la coppa, il campionato falsato. Io dico condizionato, falsata è una parola grossa, condizionato come tutta la vita del resto, come tutta la nostra vita. Non c'è il calcio condizionato, il calcio falsato. La nostra vita è condizionata. Non è una vita falsata, la nostra vita sentimentale, la nostra vita sociale, il nostro lavoro, la scuola, tutto è condizionato, tutto è condizionato in questo momento. Perciò il calcio è una delle tante cose e dobbiamo conviverci bisogna convivere con il proprio lavoro, con la scuola, con i propri figli. Il calcio dovrà convivere, ragazzi. Senza rivolgersi alle ASL di turno, l'abbiamo detto mille volte, senza rivolgersi alle ASL, senza cercare l'escamotage, bisogna andare avanti anche con le assenze dovute al Covid e noi andremo avanti. In questo è stato grandioso il nostro capitano, il nostro Chiellini, che molti l'hanno criticato per il libro, insomma, per qualche uscita un po' infelice. Io ripeto quello che ho sempre detto. Chi ha vissuto l'estate 2006 come l'ho vissuta io, penso, la pensi come me. Quelle 6 persone, che fecero la B quell'anno, Buffon, Chiellini, Del Piero, Nedved, Trezeguet, Camoranesi, forse Camoranesi un po' meno perché diciamo che è rimasto controvoglia, forzatamente. Camoranesi è stato costretto, diciamola tutta. Ma gli altri 5, ripeto. A me gli altri 5 possono personalmente cagare in testa, possono cagarmi in testa, a loro concedo tutto, c'è un credito illimitato di riconoscenza per quello che hanno fatto. La Juve è sopravvissuta grazie a loro, perciò Chiellini per me ha sempre un posto speciale, ragazzi, io la penso così. E Chiellini che cosa ha detto ieri? Chiellini ha detto noi cercheremo in tutti i modi di portare a termine questo campionato per 2 motivi: quello economico, perché ripeto, l'ingranaggio che si blocca si sfascia tutto, il problema economico sarà insormontabile, ma dobbiamo andare avanti anche per un motivo sociale.
Io insisto anche sociologico oltre che sociale. Motivo sociale, il calcio è importante in questo momento perché ci saranno altre restrizioni, la gente starà a casa probabilmente. Il calcio è importante, ma non il calcio solamente, lo sport è importante. Per noi sarà importante avere quel punto di riferimento, anche in momenti che staremo dentro, in momenti difficili. Lo sport potrà essere un veicolo per farci viaggiare lontano, nonostante staremo tra quattro mura, ma il calcio sarà importante. Sarà uno svago per la nostra testa, perché ragazzi, se no rischiamo di impazzire. Qua la situazione sta andando veramente a puttane. E il calcio potrà essere, come tutti gli sport, un motivo per distrarsi, per cercare di andare avanti e per far capire anche che si può andare avanti. Non possiamo mandare tutto a puttane per questo virus. Dobbiamo conviverci. Dobbiamo conviverci. E per questo io sono del partito sempre si va avanti in ogni caso, senza rivolgersi alle ASL del cazzo, senza cercare le scamotage. Bisogna giocare con o senza Ronaldo, con o senza Ibrahimovic, con o senza Messi. Ragazzi, cerchiamo di guardare avanti e tutti insieme fino alla fine.